I suoni delle canzoni. Le emozioni delle parole. I sogni in un live esclusivo. Radio Subasio Music Club. Buona serata a tutti, ci siamo pronti, anche stasera ritorna Radio Subasio Music Club, ritorna la musica dal vivo, protagonista su Radio Subasio con un artista che ha conquistato i nostri cuori con le sue canzoni, con la sua delicatezza, 19 dischi di platino, 9 oro tra cui anche 2 altalene, lo chiamano il rapper gentile, però a lui non piace molto essere definito rapper, lui è qualcosa di più, è qualcosa di diverso, lui è semplicemente Mr. Rain! Benvenuto! Grazie mille. Benvenuto su Radio Subasio. Tra poco chiacchieriamo un po', partiamo subito con la musica a Radio Subasio Music Club. I grandi non piangono mai. Mr. Rain! Grazie. I grandi non piangono mai. Devi essere più forte, quante volte me l'hai detto. Il numero di lacrime che io ricevo non è mai proporzionale al numero di lacrime che verso. C'eri quando ero giù, prometto non lo farò più. Ho fatto un mucchio di stronzate, per fortuna c'eri tu. Tra i miei problemi con la droga, crescere 3 figli piccoli senza chiedere aiuto e farlo da sola. Ma tu mi hai insegnato cos'è il rispetto. Incontrato 1000 bastardi, ma quello non l'ho mai perso. Tu sei stata la prima a dirmi di farlo, la prima a credere in me, prima ancora di me stesso. Dimmi che devo fare, mi hai detto ce la puoi fare. Una stella che vive di luce propria e continua a brillare. Io non dimentico il passato, come fare a negare il cuore alla persona che me l'ha dato. Imparerai a crescere, dormirai con la paura del buio, saremo io e te. Tutto andrà bene se starai con me. Non importa in che parte del mondo, io ci sarò sempre, lo sai. Nessuno meriterà le tue lacrime. I grandi no, non piangono mai. Pensi davvero che io no, non ti riconosca? Per tutti i ruoli che ho interpretato meriti un Oscar. Ed io che mi chiedevo quante maschere avessi, eri tu la mia miglior nemica, la mia peggior rivale. Eri la mia insegnante, Babbo Natale, il portiere che ti apre se dimentichi la chiave, la stessa che mi ha insegnato a sbagliare. Hai interpretato tutti i ruoli del mondo prima di essere una madre. Le ore diventano i giorni diventano anni e già sei grande. Non puoi comprare il tempo, nessuno lo riavrà. Scrivo canzoni da quando non ho più memoria. Ho capito che preservare i miei ricordi è la mia priorità. Ora che giro per il mondo realizzo il mio sogno. Ricordatevi che anch'io sotto i tatuaggi ho un cuore. A mio figlio dirò che i grandi non piangono mai, o almeno se non dopo questa canzone. Imparerai a crescere, dormirai con la paura del buio, saremo io e te. Tutto andrà bene se starai con me. Non importa in che parte del mondo sarai, io ci sarò sempre, lo sai. Nessuno meriterà le tue lacrime. I grandi no, non piangono mai. Grazie di cuore. Mr. Rain, live Radio Subasio Music Club. Ciao Mattia, benvenuto. Ciao. È veramente un piacere averti qui, voglio salutare subito e ringraziare anche Domenico Cambareri alla chitarra e Alessio, buongiorno, alla tastiera. Salutiamo anche il pubblico venuto qui per te in studio, ciao grandi. Ragazzi, ci sono anche in video collegamento. Vi salutiamo perché sia da studio che da casa tra pochissimo ti faranno qualche domanda. Assolutamente, sono pronto. Ok, allora intanto inizio io. Io sono molto felice di vederti, anche perché questo per te è un periodo bello, pieno di gioia, pieno di sogni realizzati e ancora da realizzare. Insomma, il Festival di Sanremo, l'In-Store Tour, il tour che sta per arrivare, e poi la Spagna, e poi il disco. Insomma, adesso entreremo nel dettaglio, cose, ma tanta sì. roba. Però insomma, ecco, voglio chiederti come stai vivendo tutto questo, perché qualcuno insomma ha cominciato ad insinuare
insinuare un po' di tempo fa che volevi mollare la musica, volevi prenderti una pausa. Assolutamente, non potrei mai farlo, perché io vivo per questo, quindi non potrei mai lasciare questo. Okay. E voglio solo imparare a prendermi i tempi per godermi e gustarmi ogni attimo che passa, perché quando ho scelto il titolo del mio nuovo disco, che è Pianeta di Miller, mi sono fatto questa piccola grande domanda, cioè io tra 20, 30 anni, 50 anni sarò soddisfatto del tempo, quando riguarderò questo film, che è il film della mia vita con tutti i punti salienti, i punti più importanti, sarò soddisfatto del tempo che ho dedicato a ognuno di questi per gustarmi e vivermi ogni momento? Probabilmente no, perché comunque è condizionato anche dal mondo che va tantissimo veloce. Spesso non diamo il giusto tempo, il giusto valore anche alle piccole cose, quindi è un po' una promessa che mi sono fatto, cioè devo imparare a rallentare il tempo quando ci sono le bellissime cose, quindi bravo. Sto vivendo un periodo bellissimo, questi ultimi due anni sono stati da sogno, sto facendo tantissime cose, sono veramente al settimo cielo, al decimo cielo. Allora, visto che lo hai nominato, io mostro il vinile del tuo disco nuovo, Pianeta di Miller, si chiama così, citazione ovviamente da Interstellar. Chi di voi l'avete visto il film, ragazzi? Spero di sì, okay. Perché è uno dei tuoi film preferiti, e così come fa il film anche tu nel tuo disco, insomma vai a sviscerare un po' il concetto del tempo, no? Lo dicevi anche adesso, tempo-spazio, perché lo ricordiamo sul pianeta di Miller, aiutami a ricordare, era un'ora sul pianeta di Miller equivaleva a sette anni sulla Terra. Sì, ho scelto di fare questa cheat perché il pianeta di Miller è un pianeta composto interamente d'acqua, quindi è perfettamente il tuo elemento, in linea, no? Con me, visto che scrivo solo quando piove, e soprattutto perché spesso io mi sento come Cooper, come come il protagonista, cioè spesso mi sento di vivere a una velocità diversa dal resto del mondo, e questo non mi permette appunto di gustarmi ogni tappa. E questo è un po' il succo del tempo. C'è una traccia sul disco, Mattia, scusami, ti interrompo perché mi aggancio al concetto di tempo, perché io l'ho ascoltata più volte, a parte la voce di Francesco Prando, insomma, che merita. Infatti sono onorato e lo ringrazio ancora. Esatto, tu hai chiamato quello che poi è il doppiatore di Matthew McConaughey, che fa questo monologo insomma meraviglioso. La chiave poi è che il tempo non si può controllare, ma si può imparare a gestire. Sì, è l'ultima frase che racchiude un po' tutto il significato di questo disco, cioè non posso controllare il tempo, ma posso scegliere come viverlo. Credo che questa frase raccolga tutto quello che è Pianeta di Miller. Tu hai imparato a gestirlo il tempo? Sto imparando, sto provando. Perché non è facile. Ci vuole del tempo. Esatto, esatto, non è facile. No. La teoria sembra facile, poi nella pratica però metterla in pratica è abbastanza complesso. Però mi sto concentrando, sì. Ok, no, perché non so se sai, oggi è la giornata mondiale della felicità, se ne parlava anche in radio prima, e gli esperti dicono che il segreto della felicità è saper vivere il qui e adesso, quindi senza pensare al passato e senza proiettarsi troppo al futuro. Tu ci riesci? Allora, negli ultimi anni no, è quello. Ho vissuto, ma veramente proiettato costantemente nel futuro, nelle miliardi di cose che devo ancora, che voglio ancora fare, e questo non mi ha permesso di essere felice per ogni cosa. E quindi questa è una promessa che mi sono fatto a me come persona, a me come Mattia, quindi spero di riuscire a imparare a gestire ogni attimo, perché veramente siamo fortunati a vivere e godere di anche delle piccole cose che magari diamo per scontato, e ogni tanto quando ci penso questa cosa mi spaventa, cioè il fatto di non essermi gustato ogni cosa, anche per dire una chiacchierata con un amico, una prova con i ragazzi, una pizza con la mia ragazza, oppure il disco di platino di supereroi, cioè sono cose importantissime, certo, a cui è giusto dedicare del tempo per sentirsi soddisfatti, per festeggiare, esatto, cioè esatto. Ogni cosa ha il giusto tempo e bisogna trovarlo per questo. Senti, questo disco lo hai raccontato più spesso, è uno dei tuoi dischi più eterogenei rispetto al passato ed è anche un disco molto suonato, è così? Sì, è il mio primo suonato al 100%, al 99,9 periodico, è già studiato perché sono
in quest'ultimo anno sono sempre stato proiettato nella dimensione live, quindi certo, tutti i prossimi live saranno così, saranno completamente suonati, e ho cercato di sperimentare molto di più, cioè rispetto ai vecchi dischi è molto più vario, ho cercato di rendere ogni traccia come se fosse un mondo a sé. E questa cosa mi ha donato una felicità e divertimento nel farlo, che ho riscoperto quella cosa che respiravo, che vivevo le prime volte che stavo in studio. Bello. Quindi vorrò sempre sperimentare sempre di più. Questo disco è una chiusura di un percorso, ma è un'apertura, è una finestra verso nuovi orizzonti. E allora, Mr. Rain è con noi a Radio Subasio, live Radio Subasio Music Club. Io direi di andare con un'altra canzone, Mattia, che ne Vai, dici? Vai, sono pronto. E allora, Radio Subasio Music Club, Fiori di Chernobyl, Mr. Rain! Spaventa più di una prigione, e tutti cercano qualcuno per cui liberarsi. L'odio uccide, forse è vero come dicono, ma so che da un veleno che nasce un antidoto. Vieni con me, la strada giusta la troviamo. Solo quando ci perdiamo restiamo da soli, perché dagli incubi che nascono i sogni migliori, anche a Chernobyl ora crescono i fiori. Portami in alto come gli aeroplani, saltiamo insieme, vieni con me. Anche se ci hanno spezzato le ali, cammineremo sopra queste nuvole. Passeranno questi temporali, anche se sarà difficile, sarà un giorno migliore domani. Odio queste cicatrici, perché mi fanno sentire diverso. Posso nasconderle da tutti, ma non da me stesso. È un'armatura cresciuta col tempo. Ogni ferito è un passaggio che porta al lato migliore di noi, perché attraverso loro puoi guardarmi dentro, sentire cosa provo, capire cosa sento. Non conta la destinazione ma il tragitto. Il peggiore dei finali non cancella mai un inizio. Fa più rumore il tuo silenzio che le urla della gente. Un albero che cade, che una foresta intera che cresce. Tengo i miei sogni nascosti dietro alle palpebre. Siamo fiori cresciuti dalle lacrime, sei tutte quelle cose che non riesco mai a dire. Troverai un posto migliore un passo dopo la fine. Cammineremo a piedi nudi sopra queste spine, diventando forti per smettere di soffrire. Portami in alto come gli aeroplani, saltiamo insieme, vieni con me. Anche se ci hanno spezzato le ali, cammineremo sopra queste nuvole. Passeranno questi temporali, anche se sarà difficile, sarà un giorno migliore domani. Se questa notte piove dietro le tue palpebre, sarò al tuo fianco quando è l'ora di combattere. Portami con te, ti porterò con me. Tu mi hai insegnato che se cado per rinascere, che un uomo è forte quando impara ad essere fragile. Portami con te, ti porterò con me. Portami con te, ti porterò con me. Portami con te, ti porterò con me. Passeranno questi temporali, anche se sarà difficile, sarà un giorno migliore domani anche per te. Mr. Rain live su Radio Subasio, Fiori di Chernobyl. È bellissimo qua. È la prima volta che sono qua, vi devo fare i complimenti perché è stupendo. È la prima volta che faccio una cosa simile. Intima, no? Che ti... bellissimo, bellissimo. Allora, si può dire che questa è la canzone della rinascita, perché questa è una canzone che arriva dopo un periodo non facile per te, dico bene? Allora, io ho avuto nel 2019, fino a 18-19, ho avuto un periodo dove mi sono completamente allontanato dalla musica, cioè ho vissuto, credo, il periodo più duro della mia vita, dove mi ero costruito questa prigione immaginaria e non riuscivo a raccontarmi anche alle persone a me più vicine, non riuscivo più a scrivere, quindi
io ho un rapporto con la musica che è molto particolare. Io sono una persona molto, ma molto introversa, e anche da piccolino, forse ancora di più. E ho trovato nella musica l'unico modo per comunicare alle persone che amo, cioè con quelli che amo. Quindi quando dovevo parlare con mia madre ho scritto I grandi non piangono mai, per parlare con la mia ragazza ho scritto Ipernova, per mio padre ho scritto A forma di origami. Quindi è sempre stato l'unico modo che ho sempre avuto per comunicare con tutti quanti. E in quel periodo non riuscivo più a scrivere, quella cosa non mi ha fatto vivere bene, cioè non mi sentivo bene io, e in più non riuscivo a raccontarmi sia attraverso la musica che dal vivo, e questa cosa mi ha veramente destabilizzato, mi ha fatto chiudere ancora più in me stesso, mi sono allontanato da tantissime persone e fortunatamente sono arrivato prima del Covid, okay, all'ultima goccia, dove ho detto devo trovare la forza di chiedere aiuto, che sia una persona a me cara, che sia uno specialista, e fortunatamente ce l'ho fatta, sono riuscito a fare il primo passo. E questa cosa mi ha cambiato la vita, ho imparato ad accettarmi col tempo, e ho scritto Fiori di Chernobyl, l'ho scritta, è una dedica in realtà a me stesso e a tutte le persone che hanno vissuto una situazione simile alla mia. Quindi è una canzone che mi ha fatto rinascere sia nella mia carriera, certo, sia che nella sia vita, quindi forse è una delle canzoni a cui tengo veramente, ma veramente. È un messaggio importante anche quello di chiedere aiuto, assolutamente, no, se c'è bisogno. E allora, ci sono loro qui in studio e anche da casa che non vedono l'ora di farti delle domande. Hai paura? Fai bene, mi sa. E allora andiamo a Monza, in video collegamento c'è Greta. Ciao Greta, benvenuta. Ciao Greta. Ciao Mattia. Eccola qui. Ciao Greta, fai pure la tua domanda a Mattia. Ok, allora, ciao Mattia, volevo chiederti se nella parte finale del videoclip di Due Altalene hai deciso di rappresentare te e questa libreria per fare riferimento alla parte finale di Interstellar, di film. La famosa, assolutamente, libreria. È una citazione voluta al mio film preferito in assoluto. Sono io che guardo tutte queste storie da una prospettiva esterna, quindi sì, ovviamente è una citazione. Grazie Greta, grazie, per grazie mille. Andiamo in studio, c'è Alex che è qui accanto a me di Perugia. Tocca a te Alex. Ciao Alex. Ciao Mr. Ray, complimenti per le tue canzoni molto grazie belle mille. E soprattutto le Due Altalene, che sono uno spettacolo. Grazie. Dunque, cosa... Hai dimenticato la domanda? No, non tranquillo, tanto siamo qua apposta. Cosa ne diresti di Mr. Randy di qualche anno fa? Cosa chiederesti a Mr. Randy qualche anno fa? Cosa chiederei? Non ne ho idea. Ovviamente, allora, c'è una canzone dove parlo di questo rapporto che ho con me stesso di 3-4 anni fa, quindi quello prima di Fiori di Chernobyl, okay, la persona più chiusa, più introversa, quella che faceva fatica a chiedere aiuto. E ho dedicato una canzone come se fosse un discorso che faccio al me stesso vecchio dentro a questo nuovo album, si chiama Sempre un po' di te. È una delle canzoni che preferisco di più in questo disco, perché la mia paura più grande è tornare a quello che era un tempo, cioè da quando sono cambiato ho scoperto veramente cosa si prova a vivere ogni giornata, a vivere ogni legame, ogni relazione, che sia dalla mia ragazza, alla mia famiglia, ai miei, certo, amici. Quindi avrei un po' di paura a parlare con me stesso vecchio, perché era una persona sempre la stessa, perché comunque la mia radice è sempre quella, però aveva paura di mostrarsi colmo di insicurezze, colmo di cicatrici, era perennemente ricoperto da un'armatura, da questa maschera che faceva guardare solo la parte più forte e non quella più fragile, che in realtà ho capito poi col tempo che è veramente la mia parte più forte, quella fragile. E quindi ecco, io sarei un po' a disagio a parlare con quel Mattia. Potresti però consolarlo e dirgli: dai, tranquillo, migliorerai. Potrei cercare migliorerai. Di
di spronarlo ad uscire dalla sua zona di comfort. Esatto. Grazie Alex. Grazie. In video questa volta c'è Tommaso di Meda, Monza Brianza. C'è Tommaso? Sì, buonasera. Ciao Tommaso. Buonasera a te. Tommaso, ciao, fai pure la tua tutti. Domanda, Mattia. Allora, io volevo chiederti, negli anni hai seguito un percorso musicale comunque ricco di cambiamenti e ciò lo si nota molto dai tuoi album, no? E volevo dire, pur mantenendo sempre la stessa penna, c'è una graduale evoluzione in senso più dolce e tenero, no? Nel trasmettere le cose. Ecco, cosa ti ha portato a questo cambiamento? Come è avvenuta questa evoluzione a livello musicale? Ma credo che sia stato un percorso spontaneo, cioè io ho sempre cercato di studiare, migliorarmi sempre sperimentando, facendomi influenzare da musicisti, da canzoni che sento. Quindi credo che sia stato un percorso molto spontaneo e ho notato pure io che sono cambiato nel tempo, cioè io nel 2015 avevo una scrittura completamente diversa, non riuscirei più a scrivere una canzone come quelle. Quindi credo che ogni artista abbia il suo tempo e ogni fase è pure, quindi sono in un'altra fase, però non rinnego nulla, cioè vado fiero di ogni cosa che ho scritto, però ti dico che è stato un cambiamento molto graduale. Me ne sono accorto dopo tanto tempo, cioè poi ogni disco non è troppo distante tra quello successivo, quello prima, ma è veramente una questione di poco, quindi è veramente organica. Un cambiamento graduale. Sì, sì. Grazie Tommaso, grazie mille. Allora, in studio c'è anche Linda di Magione, dov'è? Dov'è Linda? Non c'è? Non c'è Linda di Perugia? Ho sbagliato, l'ho scritta male? Silvia di Frascati, ho sbagliato io, va bene. Chi è Silvia? Non c'è nemmeno... Dov'è Silvia? Sì, Silvia. In video. Silvia, fatti Silvia. Sentire. Silvia, ci sei? Ciao. Sì, ciao. Eccola, in compagnia. Ciao Silvia. Mattia, sono Tommaso, volevo chiederti qual Tommaso. È il tuo grande sogno. L'hai già realizzato? Ma io ho tantissimi sogni. Adesso il primo che mi viene in mente è esportare la mia musica anche all'estero, quindi ho fatto la traduzione di Supereroi in spagnolo, sto scrivendo un nuovo disco solo in spagnolo, quindi sicuramente uno dei miei grandi sogni attualmente è uscire dall'Italia e cercare di far conoscere ancora di più tutta la mia musica. Poi ho tantissimi sogni, da conoscere Eminem a Macklemore, a un sacco di gente, però il primo che mi viene in mente è questo. Grazie mille ragazzi. Allora, in studio, se stavolta non sbaglio, Michela di Campello sul Clitunno. Ciao Michela. Ciao. Ciao. Volevo chiederti una canzone che non hai scritto ma che avresti voluto scrivere. Non tua. Non mia? Italiana? Sì, dai. Insomma. No, insomma, sono tante comunque. Ti dico L'essenziale di Mengoni. Ah, ecco, vedi, bella, sono d'accordo anche loro. Bellissimo. Grazie Michela. Vanessa di Scordia, Catania, in videocollegamento. Vanessa. Sì, ciao Mattia. Ciao Vanessa. Ciao. Io volevo chiedere, hai mai pensato di avviare delle iniziative, dei contest sui social per noi fan? Allora, mi dai una buonissima idea, cioè sicuramente... faremo qualcosa, cioè io comunque cerco sempre di entrare sempre più in contatto con la gente che mi segue, però visto che siete in tantissimi mi farebbe veramente piacere organizzare qualcosa, quindi magari ci sentiremo più avanti sicuramente, ne parlerò sicuramente con il mio team per organizzare qualcosa con il fan club, quindi grazie mille. Vedi Vanessa, gli hai dato un'idea. Grazie. Ottimo. Grazie mille. Sempre, grazie. Andiamo a Catania, grazie, ciao. Vedi, li vedo d'accordo, grazie. Anche l'entourage sì, d'accordo. Grazie Vanessa, grazie mille. Non posso non tornare così velocemente al Festival di Sanremo, perché questo Festival di Sanremo lo hai raccontato più volte, pensavi fosse più facile del primo, in realtà è stata tosta, perché molto avevi una difficile. Canzone insomma tosta da cantare, una storia tosta da raccontare, forte, è stato molto più difficile perché cantare Due Altalene stessa mi sprigionava tantissime emozioni che non riuscivo a controllare, quindi la mia grande sfida sul palco e nelle interviste era non crollare prima della fine della canzone, perché ero veramente teso, cioè io la
prima serata sono uscito piangendo dal palco da quanto ero teso, emozionato, perché a differenza di Supereroi, che poi è diventata una sorta di manifesto tra un sacco di persone, però all'inizio, prima che diventasse pubblica, ma parlava solo di me, Due Altalene è stato il contrario. Era la prima volta che scrivevo una canzone di più storie, di più persone che hanno avuto il coraggio e la voglia di condividere con me questi racconti e questi ricordi. È stato tra l'altro l'unico motivo che mi ha spinto a dire devo tornare a Sanremo, perché se fosse stato per me non sarei tornato. Sono tornato per omaggiare tutte queste persone, quindi mi sentivo ancora più responsabile. La responsabilità, certo, ogni volta certo. che scendevo da quelle scale mi sentivo un pianoforte sulle spalle. immagino. Quindi è stato veramente, ma veramente duro. No, mi piace anche questa cosa che hai raccontato spesso di come sia cambiato il tuo rapporto con i fan dopo Supereroi. Sì, sì. Perché hanno cominciato a raccontarti le loro storie. Quindi, insomma, vedono in te un confidente. Ma veramente tanto. Cioè, io ho incontrato tantissime persone dopo i miei backstage, spesso li ho fatti entrare. E ho fatto un anno da spugna, cioè ho assorbito un sacco di storie, gente che mi raccontava di come la mia musica sia stata di supporto in un momento difficile o tragico come può essere quello di una perdita. Certo. Quindi non è neanche semplice. Non è facile, sì, no, mi rendo conto. Non è affatto facile, però è stato quello che mi ha dato la forza per iniziare a scrivere questa canzone. Quindi credo che io stia facendo il lavoro più bello del mondo, sono felicissimo e ho anche trovato forse il mio posto nel mondo, cioè ho capito che con la musica posso veramente cercare di dare un mio contributo e di essere utile anche ad altre persone. Posso dire che ti si vede negli occhi questa felicità? Grazie. È vero o no? E allora, Due Altalene live a Radio Subasio Music Club, Mr. Rain. Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile, perché non esistono parole per dirti cosa sei per me. Tu mi hai insegnato a ridere, tu mi hai insegnato a piangere. Ho imparato con te che certe volte un fiore cresce anche nelle lacrime, ma non è facile se non sei con me. Io e te fermiamo il mondo quando siamo insieme, anche se dura un secondo e con me te. Griderò il tuo nome fino a perdere la voce, sotto la pioggia, sotto la neve, sospesi in aria come due altalene. Quante volte ci siamo trovati sul fondo, passando da un incubo un sogno, che un'alba diventa tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle cicatrici che non può guarire nemmeno l'inchiostro. Ti tengo per mano che se cadiamo va dovunque vai. Andiamo lontano in un posto che non abbiamo visto mai. In mezzo al temporale abbiamo unito i nostri libri come due oceani indivisibili. Ma non è facile se non sei con me. Io e te fermiamo il mondo quando siamo insieme, anche se dura un secondo come le comete. Griderò il tuo nome fino a perdere la voce, sotto la pioggia, sotto la neve, sospesi in aria come due altalene. È come nelle favole, ogni volta tornerò da te, forse nessuno ci crede, e vincerò solo con te,
tutte le guerre dentro me, impareremo a cadere, io e te. Fermiamo il mondo quando siamo insieme, anche se dura un secondo come le comete. Griderò, griderò il tuo nome fino a perdere la voce, sotto la pioggia, sotto la neve, sospesi in aria come due altalene. Bravissimi voi ragazzi. Mr. Rain live, due altalene canzone che ogni volta è una botta d'emozione pazzesca, ogni volta che la sentiamo per radio, ogni volta che la canti. Il pubblico in studio vuole farti ancora delle domande. Megan di Foligno, eccola. Megan, tocca Ciao. A te. Ciao. Volevo chiederti, per farti conoscere meglio all'estero, preferiresti scrivere una canzone in inglese o spagnolo oppure fare una collaborazione con un altro cantante, anche se prima io la so ma allora io sto studiando spagnolo, ecco. Sto studiando spagnolo, non l'ho mai studiato nella mia vita e mi sono trovato a questo punto dove ho pensato voglio imparare lo spagnolo perché ho avuto questa opportunità di rifare Supereroi insieme a un cantante spagnolo che si chiama Beret. E da lì mi si è aperto un mondo, cioè amo la Spagna, mi piace veramente tanto, come se fosse una mia seconda casa. Ogni volta che vado è come stare in Italia, la gente è dolcissima, è super calorosa e ovviamente sto scrivendo sia canzoni nuove che traducendo magari le canzoni a cui tengo di più, tipo Fiori di Chernobyl o Due Altalene stessa, che tra l'altro ho già pure in spagnolo. E Supereroi è già una hit. Sì, siamo altissimi in radio e quindi sono veramente contento. E la cosa strana è che sta accadendo la stessa cosa che è accaduta qua un anno fa. Quindi la gente spagnola sta cominciando a scrivermi e raccontarmi un sacco di storie bellissime. È qualcosa di veramente magico, perché la musica, perché quando succedono questo tipo di cose, capisci che la musica è veramente universale, a prescindere dalla lingua, dal... La forza di una canzone è veramente universale. Qual è la arriva città a tutti spagnola, quanti. Mattia? Che vado sempre a Madrid. Ormai ho fatto un bel po' di città, ma la mia preferita è Madrid. Quindi diciamo che dovendo scegliere una seconda casa... Sicuramente Madrid. Sicuramente sì. Sarebbe Madrid. Grazie. Per ora sì. Grazie. Allora andiamo sempre in studio. Benedetta di Buonasera. Spoleto. Buonasera. Ciao Benedetta. Buonasera. Ti chiedo, come ti senti prima di un concerto? Hai dei rituali? Allora... Prima di un concerto o prima di Sanremo? Perché cambia? Tutti e due. Perché io per esempio so che è vero che a Sanremo facevi sempre le stesse cose nello stesso ordine, sempre. Mangiavi le stesse cose. Non vivevo più. Ero finito in questo loop. Allora, io non sono mai stato superstizioso. Ma l'anno scorso, dopo la prima serata, ho continuato a rifare ogni cosa, tutto quello che ho fatto la prima serata, quindi okay. Mangiavo sempre pasta al pomodoro, dovevo farmi una foto sulle scale, salutare le solite persone, la pasta al pomodoro solo io e un'altra persona, quindi no, se qualcun altro doveva mangiare la pasta al pomodoro, niente, vai mangia via. La pranzo. Quindi ero entrato in questo loop. Quest'anno ho rifatto un po' di cose dell'anno scorso, ma poi a un certo punto ho abbandonato perché era veramente pesante. Però allora, come prima di salire sul palco di Sanremo, come prima di salire sul mio palco, io ho questa cosa che a parte il mio riscaldamento che devo fare un'ora prima circa, però ho questa abitudine che mi devo chiudere in qualsiasi luogo, basta che io sia solo, completamente solo per 15 minuti circa, 10-15, perché ho bisogno di canalizzare la tensione e trasformarla in energia da bruciare poi sul palco. Devo salire sul palco iper concentrato. Okay. Quindi ho questa cosa che devo stare 15 minuti da solo. Okay. 10, però insomma adesso 10. La pasta col pomodoro la mangi basta, anche basta, con un'altra mangiata persona. Troppa. Grazie. Troppa pasta. Grazie a voi. Sempre da studio Maria Rita di Perugia. Chi è lei? Ciao. Ciao Mattia, stai vivendo un momento magico e te lo meriti tutto, ma grazie. Mi chiedevo se in questi anni c'è mai stato un momento in cui hai pensato che non ce l'avresti fatta, che era meglio prepararsi un piano B. Se c'è stato, cosa ti ha dato la forza per non mollare? Allora, ovviamente
questo mondo è fatto di alti e bassi, e io sono uno che si fa prendere molto da quello che vive, quindi ovviamente spesso mi sono sentito abbattuto quando ho ricevuto un sacco di porte in faccia. Io, ma per dirti, ho provato più volte ad andare a Sanremo, ho provato con Fiori di Chernobyl, ho provato con Crisalidi, ho provato anche l'anno dopo, quindi erano 3 anni che ci provavo. E questa cosa, non vi nascondo che mi ha sicuramente ferito, cioè comunque ogni mia canzone è come se fosse un figlio, certo. Quindi tenevo ai miei figli, però poi col senno di poi sono anche uno che pensa, visto non era che, il momento giusto, no, non era il momento giusto perché era una persona diversa, però non mi sono mai fatto scoraggiare a tal punto di pensare di abbandonare la musica. Cioè io ho sempre pensato comunque vada, io farò sempre musica. Se dovessi cantare nei locali da 5 persone, come ho fatto all'inizio, continuerei a farlo perché è la cosa che amo fare, è una cosa che mi serve per stare bene, quindi è necessaria, quindi non l'avrei mai abbandonato. Però ovvio che ho vissuto anch'io un po' di alti e bassi. Grazie, cara. Questi alti e bassi però insomma ci sono delle persone che ti hanno sostenuto, ti hanno aiutato, no? Tantissime, dalla mia ragazza alla mia famiglia, alla mia band, ai miei amici, al mio team. Sono sempre stati, fortunatamente sono una persona molto fortunata perché sono circondato da persone che mi vogliono molto bene. Beh, e questa è una grandissima fortuna. Questo è un super traguardo. Cioè, perché non è sempre così anche nella vita. Robby che ogni tanto mi abbandona ma poi torna da me sempre. Senti, tornando per un istante alla Spagna, Mattia, prima citavi il duetto con il cantante con Berette, e io voglio farti raccontare l'episodio del Papa, perché insomma cantare davanti al Papa non credo sia da tutti, quindi allora, com'è andata e che emozione? Sono stato 2 volte in Vaticano, la prima in Piazza San Pietro, dove il Papa era ricoverato però perché stava male, okay. A giugno dell'anno scorso, e la seconda invece, non mi ricordo che periodo fosse, penso ottobre, e sono tornato, ho fatto metà supereroi in italiano e metà spagnola, ovviamente chiamando okay. Berette. È stato veramente surreale perché il Papa entrò su supereroi, cioè fece il suo ingresso su supereroi. Cioè, presente quando vedi gli incontri di box che entrano con la colonna sonora? Sì, sì. Quella cosa. Cioè sembrava preparato. Io guardavo questo mega schermo e ho detto ma sta entrando il Papa, e guardavo e continuavo a fare Fran, che è Berette, guarda. E il Papa ha fatto il suo ingresso su supereroi, è stato veramente emozionante perché poi c'erano tipo 7-8 mila persone, tantissime, e che cantavano il ritornello. È stato veramente magico. Bello, ma veramente bello. Sfortunatamente non l'ho ancora incontrato proprio di persona, perché l'ho visto da qui a 10 metri. Quindi non hai parlato con lui, cioè non ci hai parlato? Purtroppo no, perché poi sono dovuto scappare a Madrid. Ok, vabbè, ci sarà occasione. Però dopo Speriamo. Aver cantato davanti al Papa, penso che adesso puoi fare qualunque cosa. Tra l'altro credevo fosse una cosa impossibile da fare. Cioè in un anno ho veramente fatto tantissime cose, dal mio primo palazzetto, ora al mio primo tour nei Palasport, 2 volte dal Papa, insomma, il disco in spagnolo, tantissime cose. Infatti sono felicissimo. Ma tu avevi paura del buio? Da piccolo. Ora non più. Adesso non hai più paura non del buio? Più, e no. Allora la cantiamo, la canti. Assolutamente. Paura del buio, Mr. Rain, live Radio Subasio Music Club. Da piccolo sognavo origami di carta, ma poi è andato tutto in fumo. Pensavo che anche il cuore fosse un'arma e non volevo usarla con nessuno. Salivo sopra il tetto prima che arrivasse l'alba, guardavo il cielo da vicino come un astronauta. Avevo gli occhi già pieni di rabbia, pensavo di cambiare il mondo, adesso il mondo che mi cambia. Portami via, lontano da me, anche se non c'è nessuno. Ci sono io, insieme a te, non ho più paura del buio. Anche se non ho niente, non pioverà per sempre. Andiamo via, ti porto con me, non
ho più paura del buio. Non ho più paura del buio. Da piccolo anche i mostri sembravano da piccolo anche i mostri sembravano veri. E adesso sono loro a darmi aiuto. Tutti i problemi erano grandi come grattacieli. La musica è sempre stata il mio scudo. Quante notti passate in macchina fuori dai radar, prendendomi le strade tranne la strada di casa. La vita è strana, prima ti cura e poi ti spara. Forse è così che si impara. Stai con me, dimmi che era solo un brutto sogno. Io sarò qui con te ogni volta che ne avrai bisogno. Portami via, lontano da me, anche se non c'è nessuno e ci sono io insieme a te. Non ho più paura del buio, anche se non ho niente e non pioverà per sempre. Andiamo via, ti porto con me. Ho fatto milioni di passi per arrivare da te. Provo a dimenticarti, però sei ancora con me. Vorrei tornare indietro, ma non mi ricordo più come si fa. Voglio tutte le vostre voci, eh. Portami via, lontano da me, e ci sono io, insieme a te. Non ho più paura del buio. E portami via, lontano da me, anche se non c'è nessuno e ci sono io, insieme a te. Non ho più paura del buio. E anche se non ho niente, non pioverà per sempre. Andiamo via, ti porto con me. Non ho più paura del buio. Grazie! Paura del buio live Radio Subasio Music Club. Era un po' teso per questo. Era la prima volta che la facevo in acustico. Poi è sì, veramente strana, sì. Vado di bello. Corsissima da Maria Rosa di Fabriano. Eccola. Ciao Matti. Ciao. Allora, ti volevo chiedere, qual è la tua paura più grande? Ecco. A parte il buio che l'abbiamo insomma. Il buio da piccolino. Ma ho tante paure, come quelle che ti ho spiegato prima. Cioè la paura di tornare come quello, come ero un tempo, quindi quello introverso che aveva vergogna e paura di avere paura, di mostrarsi che aveva paura, pieno di insicurezze, pieno di fragilità. E un'altra paura sicuramente di non godermi, sempre per restare in tema tempo, ogni attimo, ogni legame, perché ho fatto anni a correre come un treno senza fermarmi e dire ok, devo vivere, però mentre devo sto correndo, certo. E questo mi ha fatto perdere un sacco di persone, cioè mi ha fatto perdere un sacco di momenti che non tornano più, che non torneranno più, e tantissimi momenti con la mia famiglia, con la mia ragazza, che non torneranno più. Quindi la mia paura più grande, oltre a quella di prima, è questa, cioè devo veramente imparare a gestire il mio tempo, perché non voglio assolutamente perderti, trovarmi più nulla. Esatto, perché mi sono perso ma veramente tantissime cose. Grazie mille. Vado da Simona di Omegna, provincia di Verbano, Cusio Ossola, spero di aver pronunciato correttamente, in video collegamento. Ciao, buonasera. Ciao Mattia. Ciao, ciao. Buonasera. Buonasera. Vai. Prima di farti la domanda rubo due. Bene, tu? Bene, grazie. Stavo dicendo che prima di farti la domanda rubo due secondi per mandarti un saluto da tutti i tuoi piocerellini. Vi mando un abbraccio gigante. E la mia domanda è, visto come sta cambiando la tua vita, hai mai pensato di scrivere un altro libro? Allora, probabilmente sì. Cioè, il seguito di Fuori Luogo, praticamente. Sì. E più avanti sicuramente sarà una delle cose che vorrò fare. Per ora non mi sta passando per la testa, perché sono veramente pieno di tantissime cose, il disco qui, il disco in Spagna, i prossimi live, voglio cominciare a sperimentare facendo canzoni nuove con sonorità diverse, quindi per ora non è in programma un nuovo libro, però
sicuramente in futuro sarà una cosa che vorrò fare, sicuramente. Ok, quindi ci sarà, ma non subito. Grazie, grazie. Cara Alessia. Ciao. Di Perugia, dov'è? Eccola. Ciao. Qui. Vai Alessia, tocca a te. Ciao, io volevo chiederti qual è stata la tua ispirazione per diventare un cantante. Ma ho sempre raccontato quello che ho vissuto, cioè non c'è una canzone dove racconto cose che non ho vissuto. Cioè io, se mi dovessi chiedere, Rain, cerca di scrivere una canzone su una storia di un ragazzo che va a New York, io non sarei in grado. Cioè, devo essere io quel ragazzo, devo aver vissuto certe cose per scrivere in un certo modo. Quindi sicuramente la fonte più grande della mia ispirazione è stata la mia vita e sarà la mia vita, o comunque le persone con cui parlo, tutto ciò che vivo. Quindi ho cominciato a fare musica per hobby all'inizio, perché volevo provare a fare quello che faceva Eminem, perché ero veramente in fissa. Io sono biondo, certo, perché ero fan di Eminem. Lui adesso non l'è più, credo. No. Ecco. E io sì. Ecco. Va bene, grazie cara. Grazie. Andiamo mille. Di live, sono le 21.49, questa è Radio Subasio, Aria, Mr. Rain, live. Io continuo a bere intanto. Voglio le mani a tempo. Più piano, eh? Fare la guerra per fare la pace è un gioco stupido, fa male, ma in fondo se un po' mi piace. Siamo due persone opposte se ci pensi, ma siamo così uguali quando urliamo che siamo diversi. Sarò al tuo fianco quando ti sembrerà di cadere. Se cadrai tu, cadrò anch'io, lo faremo insieme. A cosa serve dirsi addio quando ti sento così tanto che riesco a sentirmi anch'io? Non parli mai, ma lo sai che lo so. Io conosco già tutto di te. E anche se andrai, ci sarai ovunque andrò, nei ricordi che porto con me. Sei sempre nell'aria. Comunque vada non mi perderai, sei il vento nel Sahara. Si ferma tutto quando non ci sei, sei quello che manca. Vuoi sempre notte se non sei con me, sei sempre nell'aria. Insegnami a dimenticarmi di te, dirti quello che sento. È un salto dall'ultimo piano senza paracadute, mi butto lo stesso. Lo sai che questo migliore difetto che abbiamo in comune, dirti quello che sento. È un salto dall'ultimo piano senza paracadute, mi butto lo stesso. Lo sai che questo migliore difetto che abbiamo in comune. Non parlo mai, ma lo sai, ci sarò. Tu conosci già tutto di me. E ovunque andrai capirai che sarò nei ricordi che porti con te. Sei sempre nell'aria. Comunque vada non mi perderai, sei il vento nel Sahara. Si ferma tutto quando non ci sei, sei quello che manca. Qui sempre notte se non sei con me, sei sempre nell'aria. Insegnami a dimenticarmi di te, aria. Sei il vento nel Sahara. Sei quello che manca. Qui sempre notte se non sei con me, sei sempre nell'aria. Insegnami a dimenticarmi di te. Mr. Rain, live a Radio Subasio Music Club. Vado da Chiara di Perugia, dove sei? Eccola dietro le mie spalle, vai Chiara. Ciao Mattia, ti volevo chiedere, oggi a distanza di un anno dal testo di Supereroi, cambieresti qualcosa? Se sì, cosa? No, cioè... spesso mi viene da pensare, cavolo, io potevo fare meglio quella parte musicale, però quel è diverso, il testo non lo toccherei mai, perché
è un testo che mi ha aiutato a raccontarmi a un sacco di persone, perché nel momento, subito prima della mia prima serata a Sanremo, era veramente una canzone che parlava soltanto di me, quindi era veramente una storia privata. Quando l'ho cantata è diventata di tantissime persone e mi è arrivato tantissimo amore incondizionato da gente che fondamentalmente non mi conosceva di persona. E questa cosa mi ha fatto sentire assolutamente meno solo, forse più compreso, anzi più compreso. E quindi sono veramente grato a quel testo, a quella canzone, a Sanremo, alle persone ovviamente, perché è stato un momento magico, indescrivibile. Cioè sto ancora cercando di metabolizzare tutto quello che è successo, perché un anno fa mi è cambiata veramente la vita, sia come artista, sia... cioè, un po' tutta la mia vita privata, quindi mi sono sentito meno solo. E penso che sia la cosa più bella del mondo. Assolutamente. Cioè, sentire di condividere la propria storia con un sacco di persone e in qualche modo di essere utile a queste persone, perché magari a loro volta si sono sentite o si stanno sentendo sole. È veramente la cosa unica, certo, è una cosa, certo, perché ti bellissima. Senti comunque utile vicino alla gente, la gente ti fa sentire la sua vicinanza. Io comunque, io mi ricordo che nel mio periodo buio vivevo una situazione molto strana, cioè era come se vivessi e stessi soffrendo per una cosa e fossi da solo al mondo a soffrire per questa cosa. Era veramente, ovviamente, una visione di super distorta. Certo. Però sono contento che un sacco di persone si sono riviste dentro a supereroi, perché... E quindi il supereroi è intoccabile. Intoccabile, non la toccherò mai. Eden di Assisi, dov'è? Eccola, passate il microfono a Eden, fai pure la tua domanda. Ciao. Ciao Mattia, volevo chiederti, chi sono i supereroi secondo te oggi? Ma chi riesce a chiedere aiuto, chi riesce a dare aiuto, chi riesce a vivere senza la maschera che molti portano, cioè... quindi mostrarsi effettivamente per come sono senza vergognarsi, accettandosi. Il mondo è pieno di supereroi, siamo tutti supereroi, dobbiamo trovare solo il coraggio di esserlo e il modo di esserlo. Però dentro di noi vive assolutamente un supereroe, dobbiamo trovare la chiave giusta per farlo uscire, quindi potenzialmente tutti quanti. Farti una lista di persone sarebbe veramente riduttivo, e io credo questo, ecco. Ma se tu potessi scegliere un superpotere da supereroe, quale vorresti e cosa faresti? Tantissimi. Credo che sia la domanda che mi pongo più spesso, certo, quando guardo i film. Certo. E io sono veramente indeciso. Qualcosa sul tempo, però, sicuramente. Non so, tornare indietro nel tempo, quello sì. Quello sì. O volare. Volare però non è male. Tornare indietro nel che tempo. So, leggere nel pensiero. Visitare altre epoche sarebbe bellissimo. Grazie Eden. Sono le 21:56. Il tempo scorre veloce perché non siamo sul pianeta di Miller. No, sì. Guarda, se fossimo sul pianeta di Miller sarebbero quasi 7 anni. Esatto. Non ci voglio neanche pensare. E allora, supereroi, la sentiamo live a Radio Subasio Music Club. Mr. Rain. Puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto. Riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro. Camminerò a un passo da te e fermeremo il vento come dentro gli uragani. Supereroi come io e te. Se avrai paura allora stringimi le mani, perché siamo invincibili vicini. E ovunque andrò sarai con me. Supereroi solo io e te. Due gocce di pioggia che salvano il mondo dalle nuvole.
Ci sono ferite che non se ne vanno nemmeno col tempo, più profonde di quello che sembrano. Guariscono sopra la pelle, ma in fondo ti cambiano dentro. Ho versato così tante lacrime fino ad odiare me stesso. Ma ogni volta che ho toccato il fondo tu c'eri lo stesso. Quando siamo distanti, ogni volta che piangi, piange pure il cielo. Non ho molto da darti, ma ti giuro che camminerò a un passo da te e fermeremo il vento come dentro gli uragani. Supereroi come io e te. Se avrai paura allora stringimi le mani, perché siamo invincibili vicini. E ovunque andrò sarai con me. Supereroi solo io e te. Due gocce di pioggia che salvano il mondo. Mi basta un attimo e capisco che ogni cicatrice è tua anche mia. Mi basta un attimo per dirti che con te ogni posto è casa mia. Perché siamo invincibili vicini. E ovunque andrò sarai con me. Supereroi solo io e te. Due gocce di pioggia che salvano il mondo dalle nuvole. Che salvano il mondo dalle nuvole. Tutti insieme. Camminerò. Paura allora stringimi le mani, perché siamo invincibili vicini. E ovunque andrò sarai con me. Supereroi solo io e te. Due gocce di pioggia che salvano il mondo dalle nuvole. Ci tengo a ringraziare tutti quanti voi perché siete stati fantastici stasera. Volevo ringraziare anche i miei due compagni. Mr. Rain live su Radio Subasio è stato veramente bello. Guarda, noi ti amavamo già, ma adesso ti amiamo ancora di più. Grazie. Complimenti, grazie per essere stato con noi. Saluto ancora Alessio Buongiorno alla tastiera, Domenico Cambareri alla chitarra. Ringrazio il pubblico in studio. Grazie ragazzi. E anche quello da casa in video collegamento. Ciao ragazzi. Ragazzi, ci vediamo nei live. Grazie anche al nostro direttore Beppe Cuba. Assolutamente. Grazie a Mr. Rain. Grazie. I suoni delle canzoni, le emozioni delle parole, i sogni in un live esclusivo. Radio Subasio Music.